Buongiorno, sono Gianluca Dominutti del servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. All'interno di questo servizio è presente l'ufficio di statistica che sta organizzando il controllo dei dati del settimo censimento generale dell'agricoltura per la Regione Friuli Venezia Giulia. Per noi i dati statistici, considerato che siamo non solo servizio statistica ma anche servizio programmazione e controllo, sono veramente fondamentali in due fasi. La prima è quella dell'analisi di contesto, quindi avere sempre dei dati che ci forniscano una panoramica di come siamo organizzati, di come congiunturalmente, strutturalmente l'economia, le aziende stanno sviluppando la loro attività. Ma soprattutto la seconda fase, che è molto importante, che è quella del controllo, quella della verifica, la verifica delle politiche, la verifica degli impatti, capire qual è il livello effettivo di sviluppo che si deve sempre sposare con l'ascolto delle nostre imprese, dei nostri imprenditori, delle nostre aziende e in questo caso delle aziende agricole che rappresentano una delle politiche primarie di competenza regionale, quindi della nostra regione autonoma. Buongiorno, sono Rina Camporese e coordino le sedi Istat di Venezia Trieste. È in corso il censimento dell'agricoltura e coinvolge sia le imprese agricole vere e proprie sia unità familiari che producono per autoconsumo. Può capitare a tutti quindi di essere coinvolti in prima persona ed è capitato anche a qualcuno della mia famiglia. Si può rispondere fino al 30 giugno in diversi modi. In Veneto e Friuli Venezia Giulia i settori agricolo e zootecnico sono importanti. Vi si trova l'8% delle aziende italiane che però producono ben il 13% del valore aggiunto nazionale di settore. Ci caratterizzano alcune coltivazioni più diffuse come ad esempio i cereali, la barbabietola da zucchero, soia e uva da vino, per le quali le due regioni coprono una quota molto rilevante della produzione italiana. Ma il panorama delle coltivazioni, degli allevamenti e delle altre attività connesse è molto variegato e anche in evoluzione. Grazie alla collaborazione di ciascuno dei rispondenti, a partire da marzo 2022 si avrà un quadro dettagliato su molti fenomeni, non solo agricoli, ma anche di sviluppo rurale e sostenibilità per l'ambiente. Su questi dati poi si fonderanno le basi delle future politiche agricole. Rispondere al censimento dell'agricoltura, quindi, è davvero utile a tutti.